I problemi legati alla crisi del III secolo d.C. furono affrontati in maniera sistematica dall'imperatore Gaio Valerio Diocleziano, un ex comandante originario della Dalmazia. Proclamato imperatore nel 285 d.C. dal suo esercito, Diocleziano tentò con una serie di riforme di affrontare i nodi nevralgici della crisi del III secolo: l'instabilità del potere imperiale, lo strapotere dell'esercito, le questioni economiche e fiscali, la sfiducia generale nei confronti delle istituzioni politiche e religiose. Il principio guida della sua opera fu la restaurazione dell'autorità dello Stato in ogni campo. Per raggiungere questo scopo, tuttavia, Diocleziano non guardò al passato, ma introdusse innovazioni che avrebbero segnato profondamente l'impero tardo antico, l'ultima fase della storia dell'impero romano.